carissimi amici di Tango Magazine, mi trovo in un luogo incantevole, dai paesaggi con uno scenario mozzafiato, come potete ben notare alle mie spalle. Mi trovo precisamente all'isola del Giglio, un'isola che è un gioiellino di bellezza. E a proposito di bellezza, il faro che c'è su quest'isola, questa è una piccola nota curiosa, una piccola parentesi che apro, è proprio quello che compare in alcune immagini del film di Paolo Sorrentino, La grande bellezza. Chiudiamo la parentesi. E mi trovo qui all'isola del Giglio perché si sta tenendo la prima edizione del Giglio Tango Festival, o Festival del Faro, o il Festival dell'isola che c'è, come viene anche soprannominato. Prima edizione che è stata voluta ed organizzata dall'Associazione Liberando Tango, nelle persone dei nostri carissimi Giorgio Giorgi e Daniela Conte, con la straordinaria collaborazione di Faro Capelrosso. E questo sarà un festival ricchissimo di tanto buon tango che ci regaleranno i musicalizzador Punto Ibranca, Alessandro Francini, Fabrizio Frappi, Stefano Pirrone, il tutto arricchito ed impreziosito dagli stage e dalle esibizioni di straordinari maestri di caratura internazionale, da una parte i nostranissimi Barbara Carpino e Claudio Forte, dall'altra Marisol Morales e Alejandro Larenas. Naturalmente ci saranno i nostri padroni di casa, Giorgio Giorgi e Daniela Conte, che oltre a far parte appunto del cast artistico coadiuvano e monitorano l'intera kermesse. Quindi amici carissimi, lasciamoci andare alle emozioni, alle sensazioni più che positive che solamente il tango sa regalarci, per di più unito al trionfo della natura, dell'isola del Giglio, dell'isola che c'è. E sono in compagnia degli organizzatori, di coloro che hanno voluto questo straordinario evento per la prima volta, Giorgio Giorgi e Daniela Conte dell'associazione Liberando Tango. Ciao ragazzi. Ciao. Buongiorno a tutti. Salve. Allora, organizzatori, avete voluto questo evento, è la prima volta al Giglio Tango Festival. Parleremo dopo, nello specifico, di questa kermesse, di questa bella manifestazione di tango. Io vi ho fatto tante interviste, adesso non le conto più. Forse credo di non avervi mai fatto la domanda, quella più semplice e più spontanea. Forse ve la feci la prima volta, sempre su un'isola non lontana da qua. Com'è nato tutto per voi? Cioè, permettetemi questa domanda, perché magari chi sta seguendo questa intervista in effetti non lo sa proprio. Com'è nato per te il tango, Giorgio? Perché ti sei avvicinato al tango, e anche per te, Daniela, poi? Ma io assolutamente per caso. Poco meno di 20 anni fa eravamo in una baita di montagna, aveva nevicato fuori, eravamo una banda di 60 amici e essendo bloccati, non sapendo assolutamente cosa fare, uno di questi 60, che ballava tango da non più di 2 mesi, gli venne questa bella idea di dire: va bene, insegno il tango a tutti. E di questi 60, l'unico che si è subito appassionato e innamorato da questa lezione riportata, in realtà sono stato io. Proprio per cui, per caso. Com'è nato per te l'innamoramento, questa passione, insomma? È nata, devo dire, che va bene, io ho fatto danza poco classica, però poi moderna, contemporanea, funky, jazz, e in realtà questa passione è nata al mare. Io sono di Livorno, sono del mare, e ristrutturando la casa a Firenze mi trasferì al mare, e sinceramente devo dire che l'idea di andare a... mai avrei pensato di ballare i balli di coppia, no? Avendo sempre ballato da sola, tendenzialmente. È nata dalla musica, ascoltavo il tango, comprai diversi, prima uno,
poi due, poi tre, poi quattro, e quindi questa casa meravigliosa che avevo sul mare a Livorno, ascoltavo tanto tanto tango e mi venne l'idea di provare ad approcciarmi al movimento. Sì, esatto. E niente, poi probabilmente dove stavo, cioè a Livorno c'era, diciamo più o meno poi dove ha iniziato Giorgio, diciamo quei maestri lì, c'era una proposta di tango molto, quella che poi penso proveniamo noi, molto sulla connessione, no? Sinceramente non è che quello che vedevo non è che mi interessasse molto, no? Ho visto l'altro tango, il tango argentino, no? Perché io poi la mia mamma ha avuto le famose balere, io sono cresciuta nelle balere e quindi quel tipo di ballo, quel tipo di tango non mi piaceva. E ho avuto, andando a vedere, poi in realtà sempre a Livorno andai in un ristorante argentino e due persone fecero una piccola esibizione, ma molto molto intensa, no? Senza tanti sfronzi. Sì, e così mi venne la curiosità di provare e da lì poi è nato tutto. Quindi nato dalla musica comunque, principalmente, perché adoravo Piazzolla. Allora, io tutti questi dettagli, questi particolari non li conoscevo di voi, quindi probabilmente, quasi sicuramente questa domanda non ve l'ho mai fatta, incredibile ma vero. Che sarebbe la prima domanda da fare, no? Vabbè, comunque. Perciò avete cominciato a costruire mattoncino dopo mattoncino, pian pianino, no? Tutto quello che poi siete voi oggi. Perché mi pare, ditemi se sbaglio, mi pare che voi non abbiate seguito l'iter di molti maestri e ballerini di tango argentino che magari partecipano a gare, a competizioni, a campionati. No. Ecco, ho visto la faccia di Daniele. Ecco, infatti, non avete seguito questo tipo di iter, di cammino. Cioè, nel senso, noi rispettiamo la passione e l'attitudine di tutti, perché poi è giusto che il tango ha mille facce, che ognuno scelga la sua, quella che sente più propria. Però quello che a me ha colpito del tango quando io ho iniziato era questa sensazione proprio della connessione del ballerino con la ballerina, questa idea di espressione condivisa, no? Che il tango in questo è un'arte unica, perché è l'unica arte che si fa in due e non da soli, per cui è la sua peculiarità, o almeno è quella che a me ha colpito. Per cui quando io ho cominciato, ovviamente ho cominciato come tutti credo, come un gioco, come un hobby, tra l'altro non avendo la minima idea di che cosa andavo a fare, è che è stato proprio un colpo di fulmine, appena l'ho incontrato è stato... Ti ha stravolto una vita. Sì. No, infatti, anche perché penso che poi naturalmente, come dicevi tu prima, ognuno è libero, proprio perché il tango è libertà, no? Quindi di fare le scelte che ritiene più opportune per sé. Però in effetti, questo è un mio modesto pensiero, parere, etichettarlo tra e annoverarlo tra le danze da competizione forse va un pochino a sminuire e a mortificare quella che è una delle sue caratteristiche fondamentali, che è quella di essere proprio un ballo sociale, quindi la dove viene radici. Il tango, sì, proprio è quello, cioè nel senso almeno per quanto riguarda me, credo, cioè, sono rimasta coerente a quello che mi ha colpito all'inizio, ecco, cioè nel senso, poi io amo la danza tutta, compresi i balli standard, cioè mi piace proprio il movimento, però personalmente per me, senso, e quindi siamo rimasti più o meno coerenti, almeno io alla scelta. Certo. Oggi allora siamo qua per festeggiare la prima edizione del Giglio Tango Festival. Dopo Kermesse, voi siete arrivati a dicembre appunto scorso all'undicesima edizione del Grande Incontro del Tango. Quest'anno vi cimentate con la prima edizione del Giglio Tango Festival
un festival del Faro, proprio perché c'è la collaborazione straordinaria di Faro Capelrosso. In realtà dobbiamo essere precisi, nel senso che in questa, mentre l'incontro di Firenze è una nostra creatura in cui l'idea è nata da noi, qui siamo stati chiamati. Per cui qui noi siamo stati chiamati, oltre a ballare, a fare i direttori artistici, che è stata una, un'altra sfida, no? Che ci è piaciuta di intraprendere, perché riuscire a organizzare la parte artistica del tango qui, in un'isola così quasi ancora selvaggia, ma incontaminata, da sogno, perché qui chiunque viene a ogni curva, mentre viene qui su al castello, si ferma perché è una cartolina, ogni angolo, ogni curva è una cartolina, per cui riuscire a portare o a creare una vacanza tango che in realtà ha la qualità di un festival importante, con i DJ importanti, con la qualità dei ballerini che sono stati invitati, come Alejandro Larenas, Marisol Morales, Barbara Carpino e Claudio Forte, e chiaramente è stata una sfida importante, speriamo di averla vinta. Quindi vi è stato proposto praticamente, no? Quando in dicembre l'intervista appunto al grande incontro, all'undicesima edizione, io vi dissi: sembra quasi praticamente che si chiude un ciclo, se ne apra un altro, non che si ricominci da capo, per l'amor di Dio, però insomma che c'era quasi in me, ragazzi, l'intuizione che qualcosa si stava muovendo di nuovo praticamente, perché sì, poi è nato qualcosa di nuovo, insomma. Sì, perché c'era già l'idea, no? C'era stato ventilato questa possibilità, che poi si è tramutata in una realtà qualche mese dopo. E poi vabbè, diciamo che noi siamo un po' così, ci buttiamo. Esatto. No, io devo dire veramente. No, però devo dire una cosa. Improvvisatori nel senso che comunque ci proviamo. Con competenze e con cognizione, quindi l'improvvisazione è quella che dà la fantasia, la creatività, certo, ecco, quindi senso, c'è dietro tutto un lavoro, una costruzione, insomma, sì. E l'esperienza soprattutto. Ambiziosetti, comunque, ambiziosetti, un festival d'estate e un festival d'inverno, insomma, se la cosa continuerà, andrà avanti, cioè ambiziosetti nel senso buono naturalmente, certo, del termine, perché io ammiro e stimo persone invece che si mettono in gioco, appunto, come hai detto tu prima, Daniela, no? Ci siamo un po' buttati, sempre con cognizione, però abbiamo affrontato questa sfida, no? Vi siete messi in gioco, quindi un'ambizione positiva, perché fa crescere e costruisce. Sì, assolutamente sì. Il lavoro ti fa crescere, assolutamente. Molto faticoso, devo dire che. Nuove sfide comunque. Nuove sfide, no? Però nuove sfide, sì. Cambiamento per noi. L'evoluzione. L'evoluzione. Com'è nel vostro tango, poi nel vostro spirito di tango, no? Ma a noi piace trovare sempre nuovi stimoli, come nel ballo, che non smettiamo mai di ricercare, di studiare, di cercare di andare a fondo nella comunicazione, nella tecnica, nello studio, così in tutto quello che circonda, sia da un punto di vista organizzativo, per cui nell'organizzazione a Firenze, per quello che riguarda la Milonga Blu, per quello che riguarda il festival, e chiaramente siamo sempre aperti quando ci vengono proposte collaborazioni, sia con altre arti, sia come in questo caso, una cosa veramente ambiziosa, nel senso che complessa, perché arrivare a portare qua, credo che qui nel Giglio, credo 20 anni fa, sia stato fatto un piccolo stage di tango e poi nulla più, perché qui chiaramente è un'isola già difficile da raggiungere e logisticamente difficile da organizzare. È ancora la prima volta e chiaramente siamo affascinati, per cui non ci tiriamo indietro. Esatto. Tutti i quadri che ho e tutti i quadri che sei tu. La più enigmatica. Andate indietro. E tra l'altro abbiamo detto appunto che lo chiamate anche, amate chiamarlo anche il Festival dell'Isola che c'è. Vogliamo spiegare perché l'isola che c'è, bellissimo. E poi dritti fino al mattino. Esatto, perché l'idea era proprio
di un'isola da sogno, un'isola quasi irraggiungibile come quella di Peter Pan, e che però è veramente rappresenta l'isola da sogno, perché è ancora incontaminata, ancora un mare incredibile, per cui veramente non possiamo che essere contenti di essere arrivati a portare il tango anche qui. Però tangibile, voglio dire, si può fare, cioè sono arrivata io che non viaggio mai, perciò voglio dire, no, è una cosa molto... Sì. Ovviamente è tutto relativo, tutti, assolutamente, assolutamente. L'isola che c'è proprio perché è reale il fatto di poter arrivare qua anche facilmente, senza... Assolutamente, c'è come gli abitanti dell'isola che ci sono molto ospitali, molto gentili, stanno da fare. E è carino, arrivando qui qualche giorno prima, no, per vedere, hanno un po', una volta conosciuti, hanno un po' quello spirito sociale del tango, sono accoglienti, vengono a vedere. Si danno da fare. Sì, sì, proprio ti abbraccia, sono quindi, calorosi. Sì, sì, molto, molto, molto carini. Detto appunto, prima menzionavi gli artisti che avete invitato a partecipare, dai Musicalizador. Esatto, non possiamo. Sono sempre persone comunque molto vicine a voi per quanto riguarda i Musicalizador, perché sono intanto rapporto professionale molto forte con voi, ma anche un rapporto umano, amicale, perché. Ma credo che sia un po' la nostra caratteristica, nel senso che noi siamo, credo si possa dire, abbastanza aperti, come si può vedere, a tutte le collaborazioni, però è chiaro che cerchiamo di portare avanti non il tango a caso, ma portare avanti quello in cui crediamo. Per cui se stimiamo degli artisti, se ti stimiamo dei DJ, è chiaro che cerchiamo di creare delle collaborazioni durature, non una tantum solo per fare uno spot o per fare una pubblicità, ma perché crediamo nell'artista o nel DJ o in quello che stiamo proponendo. Per cui è chiaro che normalmente in questo modo si vanno a creare dei legami duraturi che durano nel tempo. Quindi Alessandro Francini, che tra l'altro è il DJ resident della Blu, della Milonga Blu. Ah, adesso tra l'altro inizia la stagione della River, esatto. River Blu, no? Giusto? È già iniziato. Oggi infatti in realtà ci sono due milonghe in contemporanea. Con grande successo. Stasera c'è la Blu a Firenze. La Blu a Firenze, appunto. Voi portate il tango a Firenze tutto l'anno, quindi... Non lo abbandonate. Firenze ormai non lo abbandoniamo mai. Poi Fabrizio Frappi, che normalmente chiamate anche durante l'anno. Molto. Il nostro DJ resident, esatto. Poi avrebbe dovuto esserci Walter Abrigo, c'è sempre una collaborazione reciproca tra di voi. Sempre. Quello è veramente un dispiacere grande, perché purtroppo Walter ha avuto un piccolo infortunio, ma purtroppo... che gli ha impedito, perché è cascato da una bici, credo si possa dire, e si è rotto una spalla, per cui purtroppo non è qui, ma lo salutiamo perché è una persona che stimiamo tanto, soprattutto dal punto di vista umano, oltre che quello da quel punto di vista tanghero. E poi appunto i Branca, che chiamate anche per il grande incontro e anche in altre occasioni, insomma, durante l'anno. Quindi cioè, mi piacerebbe conoscere e sapere come la scelta dei ballerini, dei maestri, quindi da una parte i nostranissimi Barbara Carpino e Claudio Forte, e dall'altra Marisol Morales e Alejandro Lura. La scelta è nata dal fatto che abbiamo cercato di coinvolgere oltre a noi un'altra coppia italiana, proprio anche per far vedere che è possibile, tra colleghi che si muovono negli stessi spazi, anche se chiaramente loro sono un po' lontani da noi, ma è possibile la collaborazione, perché spesso purtroppo ancora passa l'idea, o viene volutamente passata l'idea, che non è possibile collaborare e che non è possibile farlo con correttezza. Secondo me fra colleghi si può mantenere con rispetto la stima e la collaborazione, che poi con alcuni sfocia in una vera e propria amicizia, con altri rimane anche semplicemente un rapporto anche solo di rispetto, di lavoro o di collaborazione, ma è possibile.
e secondo me questo, come altri pensieri positivi nel tango, vanno mantenuti, perché come ho detto in altre interviste, il tango, il mondo del tango deve recuperare un'etica da condividere. Secondo me questo è fondamentale perché il mondo del tango possa continuare a evolvere e a crescere. Mi pobre corazon. Abbiamo detto che oltre appunto a questi artisti ci siete anche voi stessi, che fate parte appunto del cast artistico, oltre a coadiuvare e monitorare l'intera kermesse. Insomma, è un impegno a 360 gradi, e per essere la prima edizione veramente avete osato tantissimo. Complimenti ragazzi. Sì, organizzare e ballare e far lezione tutte le volte che risuccede, diciamo che non succederà mai più. Perché, tutti comunque, perché soprattutto gli dico no, ma non è così difficile, cioè, è faticoso. Faticoso, impegnativo proprio. Comunque ancora complimenti. E come si riesce a... perché poi la chiave vincente, no, perché venga decretato comunque il successo, perché abbia un riscontro comunque eventi di questa portata, è sempre poi l'originalità e la creatività. Come si riesce a trovare questa cosa in modo da che gli eventi non siano poi un copia e incolla di altri eventi, perché cambia solamente la location? Come io credo che in realtà sia, non, cioè la ricetta sia abbastanza semplice. Sì. Credo sia esaltare le qualità o degli artisti o del posto o del tango stesso. Se si lavora sulla qualità, anche l'aspetto creativo viene naturale. Sempre, come sottolineava anche Daniela prima, cercando di esaltare quello che è l'aspetto sociale del tango, perché giustamente, come mi hai chiesto tu all'inizio, ognuno sceglie il suo tango, c'è chi fa competizione, c'è chi fa altro. La nostra scelta credo che sia chiara, ed è quella che poi rispecchia la blu, la milonga blu, il nostro grande incontro, cioè il fatto di riuscire a abbinare all'aspetto qualitativo artistico l'aspetto della convivialità, che secondo noi è il tango. C'è in voi effettivamente sempre una grande coerenza comunque. No, diciamo, la tiro là, lancio, faccio la bomba, sì. Diciamo che, e credo che questo poi le persone alla fine, alla lunga, se ne accorgano. Non facciamo il business noi siamo proprio, noi il business siamo delle cose proprio... Sì, agli antipodi. Agli antipodi, sì. Cioè veramente ogni volta rischiamo... È un salasso. È un salasso. E quindi, come diceva Giorgio, la creatività viene dall'idea di proporre qualcosa di qualità. La creatività la portano gli artisti che chiamiamo, che, cioè, nel senso, inutile, sono... Che però, guarda caso, hanno sempre una coerenza col vostro discorso, eh? Non sono artisti scelti a caso, no, appunto, questo è pure... sì, appunto. A noi piace anche a volte far vedere qualcosa anche di differente da noi, perché questo... E secondo me è essere anche puliti e trasparenti. Cioè, essere aperti, insomma. Esatto. Però deve essere chiara qual è la nostra proposta. E credo che in qualunque nostro evento, in qualunque nostra classe, qualunque nostra lezione, siamo, come dire, grati a chi ci ha dato. Come dire, non so, se durante una lezione proponiamo qualcosa, proponiamo anche, ad esempio, chi ce l'ha insegnata. Proponiamo magari certe cose che abbiamo creato noi, che abbiamo elaborato noi, ma ricordiamo sempre anche quelle che abbiamo preso da altri. E questo, no, questo è creare poi, è quello che ti porta a creare no, un ambiente che... Ti porta a creare, Giorgio, sì. A creare. Un pensiero per chiudere sulla questa prima edizione del Giglio Tango Festival e per qualche anticipazione sul grande incontro del tango numero 12. Devo parlare io di questa cosa. Reggi anche a lui, che ha fatto quella scorsa volta. Chiudi il Giglio. Se arriviamo via... Allora... Se riusciamo a arrivare vivi alla fine
a sopravvivere questa edizione del primo assolutamente è stato bello stare al mare, poi voglio dire. Allora, io prima di tutto vorrei di nuovo ringraziare chi ha avuto fiducia in noi e ci ha dato questo compito, questo onere, ma anche questo onore di fare i direttori artistici di questo evento, per cui l'Esperidi e il che gestiscono il Faro di Caperrosso e la Proloco qui del Giglio col comune, il sindaco in particolare, che ci hanno sostenuto in questo evento che per poter essere realizzato ha dovuto avere sicuramente tutto il loro appoggio, e chiaramente gli artisti che si sono fatti coinvolgere in questa avventura, oltre al nostro staff che ci accompagna sempre. Per cui io ringrazio tutti loro, ringrazio voi per essere venuti fin qua, giunti fin qua. E di sorprese per la nuova edizione la data, va bene 7-9 dicembre 2018, come sempre a cavallo della festività. Ci siamo noi, c'è la 12ª edizione del nostro grande incontro di tango, incredibile, siamo arrivati alla 12ª edizione. Sicuramente ci sarà Ciccio Frumboli, sicuramente Joe e Lucilla, il resto lo svegliamo presto. Sorpresa. Piano piano.